Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio i commissari presenti, ringrazio anche i tanti commissari che vedo in questo momento collegati da remoto e avverto ovviamente sulla pubblicità dei lavori che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico che ai sensi dell'articolo 33 del comma 4 del regolamento del Senato è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, ovviamente con contestuale registrazione audio e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente arrivare il proprio consenso. I lavori della Commissione quindi saranno oggetto di registrazione e saranno seguiti dall'esterno in diretta sia sulla Camera TV web della Camera e anche di quella del Senato. Quindi se non vi sono osservazioni in merito anche da parte dell'audito procediamo con questa tale forma di pubblicità. Diamo seguito oggi all'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani. Abbiamo qui oggi, ringrazio per essere tornato in commissione, il Ministro Lamorgese. Preciso che secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso per l'audizione odierna, è consentita la partecipazione con il collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Commissione. Allora, lascio la parola subito al Ministro, che ancora una volta ringrazio per la disponibilità per essere venuta alla nostra Commissione. Prego, Ministro, a lei la parola. Grazie. Nel salutare gli onorevoli componenti di questa Commissione, ringrazio la Presidente, senatrice Ronzulli, per l'opportunità offertami di fare un punto e dare un apporto conoscitivo in ordine al contributo del Ministero dell'Interno alla lotta delle dipendenze patologiche dei minori, categoria particolarmente vulnerabile e quindi bisognosa di una particolare attenzione da parte delle istituzioni. Prima di addentrarmi nelle iniziative realizzate dal Ministero dell'Interno, vorrei sottolineare che le risposte delle istituzioni al fenomeno delle dipendenze patologiche diffuse tra i più giovani sono molteplici, essendo plurime le amministrazioni coinvolte, così come molteplici sono gli strumenti di prevenzione. Il buon esito di queste politiche dipende dunque dalla capacità degli attori di armonizzare le proprie iniziative in una logica di collaborazione interistituzionale. Il Ministero in questo quadro composito è certamente e fortemente impegnato su vari fronti con iniziative che sono soprattutto focalizzate sulla prevenzione. Inizierei dalla dipendenza dei minori da sostanze stupefacenti. La tipologia di dipendenza patologica che vede maggiormente impegnato il Ministero dell'Interno è senz'altro questo che vi ho appena detto della dipendenza da sostanze stupefacenti. Vorrei fornirvi un dato descrittivo della più recente dinamica del fenomeno come risulta dalle elaborazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. I dati più significativi e recenti possono essere riassunti in questi termini. In primo luogo, se consideriamo la variabile dell'età, nel 2020 i minori segnalati all'autorità giudiziaria per reati connessi agli stupefacenti sono stati 915, dei quali 322, quindi il 35% del totale, sono stati tratti in arresto, con un decremento del 29% rispetto al 2019, anno in cui erano stati 1.289. Dei 915 minori denunciati all'autorità giudiziaria, 189, e quindi il 20% del totale, sono di nazionalità straniera. Nell'anno in corso, fino al 21 luglio scorso, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria 491 minori. Un elemento rilevabile dai dati è che il numero dei minori denunciati, di cui 44 sono quattordicenni,
aumenta in maniera costante, salendo verso la maggiore età. I minori infatti rappresentano poco meno del 3% del totale dei soggetti denunciati, ma se si considera la fascia di età tra i 15 e i 19 anni, la percentuale sale all'8,4% del totale. Se poi si sale ancora e si guarda ai cosiddetti giovani adulti, cioè alla fascia d'età ricompresa tra i 20 e i 24, la percentuale arriva al 18,9% del totale. Se si disaggrega il dato nazionale sul piano regionale, emerge che la Lombardia, con un numero di totale di 159 minori coinvolti, spicca in valore assoluto rispetto alle altre regioni, è seguita da Lazio, Piemonte, Veneto, Sicilia, Sardegna, Puglia, Campania e Toscana. I valori più bassi sono quelli della Basilicata e della Valle d'Aosta. In quest'ordine sequenziale pesano molteplici fattori, tra i quali un elemento importante è costituito dalla consistenza demografica dei vari territori e dalla conseguente ampiezza del mercato della droga. L'analisi del fenomeno mostra come accanto alle droghe più comuni si registri la sempre più crescente diffusione tra i ragazzi di droghe sintetiche e sostanze psicoattive, spesso consumate insieme a sostanze alcoliche, in un mix particolarmente deleterio. Questo fatto è preoccupante non solo di per sé, ma anche in rapporto al correlato fenomeno dell'incidentalità stradale. Non di rado gli esami tossicologici condotti su autori e vittime di incidenti stradali restituiscono dati relativi ad elevati indici di tasso alcolemico, ovvero a stati di alterazione psicofisica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Vabbè. Soprattutto la crescita del consumo delle predette sostanze produce due effetti negativi: l'espansione della domanda e quindi della dimensione del mercato degli stupefacenti e l'incremento dei reati predatori da parte dei tossicodipendenti finalizzati al procacciamento del denaro per l'acquisto della droga. Per quanto riguarda l'azione di contrasto allo spaccio, evidenzio come dato particolarmente significativo che nel 2020 le forze di polizia hanno sequestrato oltre 58 tonnellate di stupefacenti, con un incremento del 40% rispetto all'anno precedente. Nell'anno in corso, fino al 21 luglio, sono stati sequestrati oltre 40 tonnellate di stupefacenti. Nel più specifico ambito delle iniziative del Ministero dell'Interno finalizzate alla prevenzione e al contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti tra i più giovani, segnalo l'operazione Scuole Sicure, già in atto da alcuni anni. L'iniziativa, oltre agli aspetti di sensibilizzazione e promozione di una maggiore consapevolezza dei rischi legati al consumo degli stupefacenti, si sostanzia anche in una precisa strategia di coinvolgimento delle istituzioni locali nella riqualificazione sotto il profilo della sicurezza, dei plessi scolastici e delle aree limitrofe mediante impianti di videosorveglianza e mediante il contributo della polizia locale nelle attività di controllo del territorio. Aggiungo che recentemente ho adottato di concerto con il Ministro dell'Economia il decreto di ripartizione del Fondo Sicurezza Urbana per il triennio 2021-2023, previa intesa ovviamente con la conferenza Stato-Città, pari a complessivi 65 milioni di euro. Sono previsti 15 milioni per il 2021, 25 per ciascuno degli anni 2022-2023. In virtù dei criteri di riparto del fondo, al progetto Scuole Sicure sono destinate per l'anno in corso 2,1 milioni di euro e 3,5 milioni di euro per gli anni 2022-2023. Segnalo anche che queste risorse potranno essere incrementate con quelle a valere sul Fondo Unico di Giustizia non appena sarà definita la relativa ripartizione.
Tra le più recenti iniziative normative ricordo che con l'articolo 11 del decreto legge 130 sono state implementate le misure di contrasto allo spaccio di stupefacenti all'interno e in prossimità di locali pubblici o aperti al pubblico. A tutela soprattutto dei giovani è stato introdotto il divieto di accesso in pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento dei soggetti che abbiano riportato condanne, denunce oppure condanne per la vendita e la cessione di stupefacenti. A completamento di tale misura è stato anche previsto che chi abbia precedenti per le stesse tipologie di reato non possa neanche stazionare il cosiddetto DASPO urbano, quindi non possa neanche stazionare nei pressi dei predetti locali in forza dell'applicazione, appunto, che vi dicevo, del DASPO urbano. Questo l'abbiamo inserito davvero di recente, a seguito di quegli episodi di Willy, del ragazzo, e quindi facemmo questa norma che dovrebbe servire anche per evitare eventi tragici come quelli. Sempre in tema di contrasto allo spaccio di stupefacenti, segnalo l'articolo 12 sempre del decreto legge 130, che ha previsto l'istituzione di un elenco da aggiornare costantemente da parte della Polizia Postale e delle Comunicazioni dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, si debba ritenere che siano utilizzati per l'effettuazione su internet di reati in materia di stupefacenti commessi mediante l'impiego di mezzi informatici oppure utilizzando reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico. L'inserimento di un sito nell'elenco in questione da parte della Polizia di Stato viene accompagnato dalla notifica ai fornitori di connettività che entro 7 giorni sono tenuti a inibire l'accesso ai siti segnalati attraverso l'utilizzo degli strumenti di filtraggio già operanti con riguardo ai reati di pedopornografia. Il mancato oscuramento è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 50.000 a 250.000. Un altro dispositivo di contrasto tecnologicamente avanzato e soprattutto mirato ai giovani è il cosiddetto l'app YouPool, realizzata dalla Polizia Postale, attraverso la quale è possibile inviare dei messaggi, segnalazioni di episodi di spaccio di droga, di bullismo, di violenza domestica. Attraverso l'app è possibile trasmettere in tempo reale alla polizia quelli che sono i messaggi e le segnalazioni e sono immediatamente individuati perché c'è un sistema di georeferenziazione e vengono ricevute appunto dalle sale operative delle questure. E inoltre, per chi non vuole registrarsi o fornire i propri dati, è possibile anche fare una segnalazione in forma anonima. I dati sull'utilizzo di YouPool indicano che nel 2020 ci sono state oltre 31.500 segnalazioni, di cui 8.000 per spaccio di droga. Quindi l'abuso di sostanze stupefacenti, l'abbiamo detto prima, o di alcol, aumenta il rischio di incidentalità stradale. Ecco perché la Polizia Stradale è da sempre impegnata in campagne di comunicazione, di educazione stradale, dirette ai più giovani, tra le quali rammento il progetto Icaro, che prevede un piano di formazione diretto a tutti i cicli scolastici e universitari, dalle scuole per l'infanzia all'università. L'obiettivo e promuovere tra i giovani una vera e propria cultura della convivenza sulla strada e sulla sicurezza stradale. Negli anni il progetto ha raggiunto circa 250.000 studenti nelle scuole di ogni tipo e grado e sono proseguite le iniziative anche nell'anno scolastico 2020-2021, nel corso della quale la didattica in presenza sappiamo che è stata di molto ridotta ed è stata sostituita da questi seminari anche in questo campo proprio telematici rivolti alle scuole. L'amministrazione dell'interno è sempre più impegnata anche sul cosiddetto fronte delle dipendenze tecnologiche
che richiedono particolari strumenti di contrasto. Nell'era dei social media è essenziale e urgente fornire i giovani di senso critico, consapevolezza, per aiutarli a conoscere il cambiamento tecnologico e a orientarsi verso comportamenti non pericolosi né antisociali. In questa prospettiva non è tanto di abilità tecnico-strumentale che c'è bisogno, quanto invece di un approccio educativo più ampio per far conoscere ai più giovani come funzionano i media, come vanno usati e quali rischi possono correre se tali strumenti sono usati male. Di questo approccio le istituzioni devono farsi carico fornendo a tutti coloro che sono coinvolti nella funzione educativa, insegnanti, genitori, ragazzi, indicazioni chiare, perché credo che il compito ultimo dell'educazione non sia far capire una data tecnica, ma quanto di far incoraggiare le giovani generazioni a intraprendere dei percorsi di cittadinanza consapevole. In questa prospettiva si parla molto spesso, lo sappiamo anche noi, di nativi digitali, perché oggi i ragazzi spesso e volentieri, e devo dire che soprattutto in questo periodo di pandemia, di lockdown, e sono stati fermi a casa e quindi molto spesso collegati al computer. E quindi questa valutazione, questi meccanismi delle conoscenze, delle nuove piattaforme informatiche, è necessario che arrivino a tutte le generazioni. E questa valutazione dimentica però che gli adolescenti in balia delle tecnologie digitali non necessariamente possono considerarsi più al riparo degli adulti rispetto al rischio dell'uso dei dispositivi che maneggiano. E dunque, proprio nel momento in cui sono destinatari naturali di una nuova piattaforma social, di ogni ultimo ritrovato della comunicazione, di ogni app ludica, le istituzioni devono porre in atto delle misure tali da prevenire i potenziali effetti negativi sulla psiche dei ragazzi, perché tante volte si tratta di soggetti ancora ragazzi giovani che devono crescere, e quindi è necessario che ci sia anche una formazione all'uso di questi strumenti, di queste tecnologie, perché rischiano davvero un uso distorto, di influenzarne anche la personalità, e che possono giungere anche a plasmare il soggetto in maniera non corretta. In questo ambito destano preoccupazione diverse tipologie di condotta. Per esempio, mi riferisco alle sfide in cui i giovani assumono comportamenti rischiosi per la loro incolumità e che spesso sono divulgati sul web diventando virali, e penso anche a comportamenti come il cyberbullismo e dei reati a sfondo sessuale contro i minori commessi o divulgati in rete. Un fenomeno preoccupante legato all'uso distorto e inconsapevole della rete è il bullismo telematico o cyberbullismo, che si manifesta attraverso forme di prevaricazione in rete, chat, social network, forum, realizzate da giovani allo scopo di intimorire, imbarazzare, perseguitare, colpire in qualsiasi modo i propri coetanei. Per contrastare questo fenomeno è stata introdotta la legge 29 maggio 17 numero 71, che consente ai ragazzi e alle loro famiglie di effettuare una segnalazione e di richiedere la rimozione, il blocco di quelli che sono o l'oscuramento di contenuti personali presenti in rete direttamente al gestore del sito sul quale sono presenti i dati, e successivamente rivolgersi all'autorità garante per la protezione dei dati personali.
Aggiungo anche che la disciplina in questione estende l'istituto dell'ammonimento del questore anche ai casi di cyberbullismo. Nel corso del 2020 sono stati adottati 11 provvedimenti di ammonimento, mentre nel primo semestre del 2021 gli ammonimenti sono stati 13. Quindi è vero che il 2020 era un anno un poco, diciamo, particolare, però già ora nei primi sei mesi hanno superato tutto l'anno 2020. La misura dell'ammonimento è finalizzata sia a prevenire il ricorso alla sanzione penale, sia a rendere il minore più consapevole del disvalore del proprio atto, e gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età. Questa normativa ha introdotto anche interventi in ambito scolastico, affidando al Ministero della Pubblica Istruzione il compito di predisporre delle linee di indirizzo e richiedendo a ogni istituto scolastico l'individuazione tra i professori di un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. È anche previsto per il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, l'obbligo di informare tempestivamente i soggetti, i genitori o coloro che hanno la tutela del minore coinvolto, e attivare delle adeguate azioni di carattere educativo. Numerose le iniziative di collaborazione tra la Polizia di Stato e le autorità scolastiche nel quadro delle campagne di comunicative e relative al sviluppo dell'educazione e della legalità, e che vengono sviluppate dalle questure su tutto il territorio nazionale. Rammento in particolare un'iniziativa, Una vita da social, campagna itinerante, giunta all'ottava edizione, grazie alla quale sono stati incontrati nel corso dell'anno 2020 più di 134.000 studenti, circa 7.000 genitori e 9.000 docenti, per un totale di 1.240 istituti scolastici. Si tratta di un progetto dinamico, diretto a educare i discenti per evitare che facciano un uso distorto della rete, e mette a disposizione degli utenti una pagina Facebook o Twitter con varie attività gestite direttamente dagli operatori della Polizia Postale, e nella quale i giovani possono postare idee, le loro impressioni, segnalare anche situazioni di disagio o di pericolo. Tra le tante iniziative desidero ricordare anche il progetto In Rete con i Ragazzi, guida all'educazione digitale, frutto di un protocollo tra la Polizia di Stato e la Società Italiana di Pediatria. Questa progettualità intende sviluppare uno strumento rapido e agevole per chi ogni giorno si confronta con i giovani. L'iniziativa, che è stata proposta anche per il biennio 2020-2021 in tutti i capoluoghi di regione, prevede corsi di formazione per 30.000 medici pediatri, dirigenti scolastici, referenti per il cyberbullismo. Un ulteriore aspetto del fenomeno della dipendenza patologica da tecnologia è legata alla vulnerabilità dei minori, che trascorrendo molto tempo online possono divenire oggetto di approcci finalizzati all'adescamento a scopo sessuale. La struttura dedicata alla lotta alla pedopornografia online e più in generale al contrasto e alla prevenzione di ogni forma di violenza e abuso online verso bambini e adolescenti è il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, istituito nel 2006 con la legge numero 38 presso la Polizia Postale e delle Telecomunicazioni. Al fine di rendere più incisiva l'azione, è in atto la trasformazione di questa struttura nel Centro Anticrimine per i Minori Online, CAMON, che permetterà di rafforzare l'opera di coordinamento dell'azione operativa della Polizia e quindi di incrementare i livelli di tutela dei più giovani. Il centro operativo 24 ore su 24 sarà in contatto con i principali attori interessati, tra i quali le scuole, in modo da far confluire in un unico punto segnalazioni, anche buone prassi,
di tutela dei ragazzi sviluppate in relazione alle dinamiche del web. Le segnalazioni affluite daranno origine a investigazioni, approfondimenti, contribuendo alla diramazione di avvisi e di informazioni utili alla protezione dei minori in rete. Vorrei anche dire su questo aspetto che proprio per l'importanza che noi diamo, soprattutto, ripeto, in questo periodo dove se andiamo a vedere l'indice di delittuosità è sceso nel 2020 per tutti i reati, l'unico dato diciamo in salita è certamente quello dei reati online, quindi parliamo di frodi, parliamo di adescamenti, quindi abbiamo tutto dei segnali ben precisi. Il Ministero dell'Interno, per dare diciamo sostanza a quella che è l'attività importante, che è l'attività della Polizia Postale e della comunicazione già svolge, proprio tenuto conto delle dinamiche attuali che vedono l'utilizzo sempre più elevato numericamente parlando del web, abbiamo istituito una direzione centrale per la cyber che è stata già approvata in un provvedimento di riorganizzazione del Ministero dell'Interno, è stato ai sensi della legge 400, quindi attualmente è stato già espresso il parere dal Consiglio di Stato e dopodiché dovrà andare alle commissioni parlamentari e poi il provvedimento sarà operativo. Questo per l'importanza, perché quello che è un servizio della Polizia Postale e delle comunicazioni diventerà una direzione centrale, quindi con un maggior numero anche di unità, di mezzi e di personale che potrà consentire di essere sempre più attiva nelle attività che ovviamente le competono. E quindi voglio dire che proseguo dicendo che l'azione della postale e delle comunicazioni si concretizza d'altra parte non solo in operazioni di contrasto mediante indagini informatiche post delictum, ma anche nella conduzione di indagini in modalità sotto copertura online, prevalentemente svolte nelle comunità virtuali nascoste in rete. Tra queste spiccano le dark net, ovvero piazze virtuali di scambio anche di materiale pedopornografico completamente anonimizzate. L'emergenza pandemica ha determinato un incremento, come dicevamo prima, del tempo libero e quindi tale situazione ha contribuito a un aumento dei reati che hanno visto i minori nelle vesti di vittime e di autori. Il Centro Nazionale per il Contrasto di Pedopornografia Online nel 2020 ha trattato 3.243 casi, con un incremento del 132% rispetto al 2019, periodo nel quale i casi trattati erano stati 1.396. Però questo risulta proprio, conferma quello che dicevo io, che il 2020 è stato un anno dove il picco di questo tipo di reati si è visto in maniera notevole. L'efficacia dell'azione strategica posta in essere dalla Polizia di Stato ha permesso di fornire una risposta in termini di contrasto. Le persone indagate nel 2020 sono state 1.261 a fronte delle 663 dell'anno 2019, con un incremento di oltre il 90%. Questi incrementi risultano ancora più consistenti con riferimento ai primi mesi del corrente anno. Il raffronto tra il primo trimestre del 2021 e l'omologo periodo del 2020 registra un incremento del 232% dei casi trattati. In cifre assolute siamo passati dai 475 casi trattati nel primo trimestre del 2020 ai 1.578 casi nel primo trimestre di quest'anno. Sono aumentate del 150% le persone indagate e dalle 181 del primo trimestre 2020 siamo arrivati a 454 soggetti nel corrispondente periodo del 2021.
Con particolare riguardo all'estorsione sessuale, è degna di rilievo la circostanza di un abbassamento significativo dell'età delle vittime coinvolte, un fenomeno delittuoso che fino a pochi anni fa riguardava principalmente adulti o comunque in minori che frequentavano le scuole superiori. Nel 2020 ha interessato anche giovanissimi, 14 casi nella fascia d'età inferiore a 13 anni, a fronte dei 2 casi del 2019, di cui 4 riguardano minori nella fascia d'età inferiore ai 9 anni, categoria al cui numero di vittime sino allo scorso anno era pari a 0. Analoga situazione si rileva con riferimento ai casi di adescamento online, aumentati sensibilmente nel corso dell'anno 2020 per quanto riguarda soprattutto la fascia d'età inferiore ai 9 anni. Da 26 casi registrati nel 2029 si è passati a 41 casi nell'anno successivo. 2020. La Polizia Postale assicura il monitoraggio di tutte le nuove tendenze di utilizzo della rete e si tratta di un vero pattugliamento virtuale svolto sia d'ufficio sia a seguito di segnalazioni di cittadini tramite canali dedicati, tra cui il Commissariato di Pubblica Sicurezza online, e in questo senso evidenzio che sono 2.490 i siti a carattere pedopornografico presenti nella blacklist che sono stati oscurati. Prima di concludere, siamo alla fine quasi, vorrei accennare a un tema trasversale rispetto a quello delle dipendenze patologiche dei minori, cioè la delicata questione dei minori non accompagnati, che sono minori scomparsi, determinano un'elevazione della percentuale dei minori scomparsi, perché molti dei minori scomparsi sono minori non accompagnati. E pochi giorni fa è stato pubblicato il rapporto del commissario straordinario del governo per le persone scomparse, che indica appunto l'andamento del fenomeno dal 1 gennaio al 30 giugno 2021. Allora, se si confronta il primo semestre 2021 con i corrispondenti periodi del 2019-2020, emerge che i minori scomparsi sono stati 3.745 e 2.617, questo nel 2019 e 2020, mentre nel primo semestre del 2021 il totale ammonta a 4.937. Quindi questo è un dato, come vedete, il periodo è sempre lo stesso, cioè parliamo dell'individuazione del primo semestre, quindi sono i primi 6 mesi del 19, 20 e 21. 3.745, 2.617, 4.937 nei primi 6 mesi adesso. Si nota il calo delle scomparse nel 2020 legato alla limitazione della circolarità dovuta alla pandemia. All'interno di questi dati è rilevante il peso dei minori, come dicevo prima, dei minori stranieri scomparsi. Risulta che nel 2019 il totale dei minori scomparsi di 3.745, gli stranieri erano ben 1.263. Nel 2020, su 2.617, gli stranieri erano 768, mentre nel primo semestre di quest'anno, 2021, rispetto a un totale di 4.937, gli stranieri sono 785. Oltre a questo dato, occorre specificare che la maggior parte dei minori è stata ritrovata, ma soprattutto è importante ricordare che la maggior parte delle scomparse è costituita da allontanamenti volontari, che per la maggior parte, soprattutto per quanto riguarda i minori stranieri, dipende dall'intendimento di raggiungere i propri familiari anche in altri paesi. Esatto. Esiste, ed è per questo che segnalo il problema, un'aliquota di minori il cui allontanamento è legato proprio in modo diretto o indiretto alla rete,
cioè ai fenomeni su cui mi sono soffermata poco fa, come il cyberbullismo, l'adescamento in via telematica o l'estorsione sessuale. E proprio per contrastare questi fenomeni, la Polizia Postale monitora con sempre maggiore attenzione il web ed elabora strategie, perché questo è importante, elabora strategie sempre più affinate di comunicazione e soprattutto di prevenzione. Concludo. Quindi emerge da quanto ho detto finora una realtà in rapidissima evoluzione che richiede una capacità di individuare i rischi e identificare corrette metodologie di contrasto. Chiuderei focalizzando su tre aspetti chiave. Il primo è la necessità di una sinergia tra tutti gli attori coinvolti, a partire dalle famiglie, dal mondo della scuola, e come si vede è un profilo che cerchiamo di valorizzare anche attraverso il ruolo di coordinamento e di raccordo interistituzionale svolto sul territorio dalle prefetture. E sulla base dei dati che vi ho presentato è emerso che le politiche di prevenzione e contrasto delle dipendenze patologiche dei minori interessano una varietà di amministrazioni e quindi il successo di queste politiche dipende dalla nostra capacità di implementarle in contesti che poi mutano molto agevolmente, avendo ben presente la complessità delle azioni che dobbiamo porre in essere e la necessità soprattutto di coordinare tutte le iniziative e strumenti di intervento da parte di tutte le istituzioni, sia al centro che sui territori. Un secondo aspetto è la prevenzione. Quale strategia sostenibile e fruttuosa di controllo e riduzione delle dipendenze? Dobbiamo utilizzare gli strumenti a nostra disposizione in una prospettiva che in tutte le dimensioni regolative, applicative, comunicative delle politiche pubbliche siano orientate a privilegiare quelli che sono degli interventi preventivi, cioè anticipati rispetto al danneggiamento del bene giuridico protetto. I dati mostrano chiaramente che se la repressione è essenziale, certamente da sola non basta e deve quindi essere accompagnata da una buona azione preventiva. E la prevenzione è più efficace, costa meno e produce anche risultati che proficui che vanno avanti anche nel tempo. Il terzo aspetto è la capacità delle istituzioni di restare in sintonia con i giovani, i loro bisogni, le loro aspettative, cercando di comprendere e intercettare quelle che sono le radici del disagio. Nessuna politica, per quanto ben formulata e attuata, può dare buoni frutti senza confrontarsi con gli orizzonti delle giovani generazioni. Pensare di realizzare delle politiche pubbliche prescindendo dai bisogni e dai contesti di vita dei destinatari di tali interventi e quindi dei giovani sarebbe una scelta miope. Per questo ritengo che capire l'esigenza e il mondo sociale delle giovani generazioni rappresenta una condizione essenziale per realizzare delle politiche nazionali razionali, sostenibili ed efficaci, in grado di fornire ai giovani una positiva valutazione delle prospettive del proprio futuro. E quindi questo è un poco, non so se mi sono dilungata un po' troppo, però ho voluto anche darvi dei numeri, perché tante volte i numeri danno più il senso di come sono le varie situazioni di cui abbiamo parlato. Grazie. Grazie Ministro per il suo autorevole contributo, che devo dire fotografa una situazione, se vogliamo, proprio anche per la grandezza dei numeri che ci ha portato, preoccupante per i nostri ragazzi, però al contempo ci rassicura tutto l'enorme lavoro che il Ministero fa attraverso i suoi uffici e servizi sul territorio, perché in qualche modo ci sentiamo tutti un po' più protetti. C'è ancora tanto da fare, i dati che ci ha fornito impongono una riflessione e quindi io la ringrazio e adesso lascerei la parola ai colleghi. Chiedo cortesemente di contenere la durata delle domande e di attenersi alla
alla materia in oggetto. Si sono iscritti a parlare per il momento l'onorevole Bologna, Zanella, Spena, Iori, Siani. Inizio quindi dall'onorevole Fabiola Bologna, che interviene da remoto. Prego. Grazie Presidente, non so se mi sentite? Sì, la sentiamo e la vediamo, prego. Grazie, ringrazio il Ministro per la relazione esaustiva che ci ha portato questa mattina e volevo chiedere questo: in previsione della riapertura della scuola a settembre, lei ha detto che è previsto un DASPO, diciamo, per i locali, per tenere lontani i locali quelle persone che sono stati condannati o comunque sono legate al discorso della tossicodipendenza. Questo DASPO è previsto anche per le soste davanti alle scuole, perché noi sappiamo che questo è un grosso problema che riguarda sia le grandi città, io che vengo da Bergamo lo posso sottolineare, la presenza di questi soggetti davanti alle scuole in ogni grado, ed è un fenomeno molto diffuso, per cui le chiedevo se c'è questo DASPO e se le forze di polizia hanno nuovi strumenti per diciamo contrastare queste persone, oltre naturalmente al sequestro delle sostanze. E invece una seconda domanda riguarda l'accesso ai siti diciamo per adulti, ai siti pornografici. Se è in previsione il fatto che per accedere a questi siti, anche tramite chiaramente la tecnologia che ci può mettere a disposizione la Polizia Postale, si possa pensare all'accesso tramite un documento di riconoscimento che attesti la maggiore età, per tutelare appunto i minori, perché è un fenomeno sempre più diffuso che crea, diciamo, preoccupazione soprattutto appunto nei genitori e per l'educazione dei figli. La ringrazio. Sì. Grazie onorevole Bologna, lascio la parola adesso sempre da remoto all'onorevole Spena, prego. Ah, si è iscritta anche l'onorevole Bellucci, che è anche peraltro relatrice. Prego onorevole Spena. Buongiorno Ministro, dunque mi sentite? Sì, la sentiamo ma non la vediamo. Ok, perfetto, eccoci, adesso credo che mi vedete anche. Dunque Ministro, una domanda, intanto la ringrazio del suo intervento. Dunque sappiamo che in questo periodo lo spaccio di droga su strada chiaramente è calato, ma rimane comunque ancora un'incognita, cioè quello del fenomeno dello spaccio online, quindi di quello spaccio mascherato attraverso riders e sui social. Volevo sapere se nel frattempo il Viminale ha idea di quali siano state le proporzioni del fenomeno dello spaccio di droga social durante il lockdown e quanto abbia interessato minori e adolescenti. E se questo fenomeno nel frattempo dalla riapertura ad oggi si è attenuato oppure ormai si considera radicato. E poi un'altra domanda veloce, Ministro, se con la riapertura delle discoteche, quindi con la riapertura di una vita sociale dei ragazzi, degli adolescenti, è stato previsto un maggior controllo sulle strade anche in prossimità delle piazze, delle discoteche, insomma dei locali, proprio per prevenire quello che potrebbe essere un riaccendersi a dismisura della violenza tra gli adolescenti proprio a causa dell'assunzione di alcol o di droga. Comunque grazie ancora e rimango poi in attesa delle risposte. Buona giornata Ministro. Grazie onorevole Spena. Senatrice Iori. Mamma mia, Buongiorno, volevo ringraziare innanzitutto per la Ministra Lamorgese per questa ricca documentazione che magari sarebbe utile poter poi avere per poterla anche utilizzare successivamente. Benissimo, grazie. Io volevo semplicemente segnalare che due esperienze, una
recente che è poi diventata un libro che è appena uscito, che si intitola Uno su quattro, ed è una ricerca condotta nella mia città, che è Reggio Emilia, sugli studenti degli ultimi 3 anni della scuola secondaria superiore. Da questa ricerca risulta che un ragazzo su quattro ha fatto uso, anche se saltuariamente, di sostanze stupefacenti, spesso, come lei stessa diceva, unitamente all'alcol. L'aspetto più interessante di questa ricerca però è l'atteggiamento dei genitori, cioè ai ragazzi si chiede come hanno reagito i genitori, e i genitori hanno reagito con sottovalutazione, con sottostima del pericolo che veniva rappresentato da questa esperienza, e quindi mi sembra che sottovalutare l'importanza di un'esperienza di questo tipo significhi in qualche modo sottovalutare l'importanza della prevenzione e dell'educazione, che sono i due pilastri che anche lei ha sottolineato. Altra esperienza che voglio segnalare è legata ai numerosi incontri con la polizia postale avvenuti nelle scuole alla presenza dei genitori, rivolti ai genitori. Questi interventi sono stati importantissimi per far prendere consapevolezza dei pericoli della pedopornografia online, dell'uso delle sostanze, del cyberbullismo in particolare, di questi 3 aspetti. E la mia domanda quindi è questa: data questa situazione e data anche la scarsa informazione che i genitori hanno, non sarebbe possibile ipotizzare una forma di istituzionalizzazione di questi incontri con la presenza della polizia postale, e quindi renderli permanenti e stabili nelle scuole, questi incontri con i genitori che hanno davvero una concreta ricaduta preventiva? La ringrazio. Grazie, senatrice Iori. L'onorevole Zanella adesso dovrebbe essere collegata. Onorevole Zanella. Buongiorno, buongiorno, sto tentando di accendere il video, sono in aula, scusatemi ovviamente per la mascherina. Un attimo, forse riesco ad avviare il video. Ok, benissimo. Eccoci qua, io sarò velocissima, ringrazio il ministro, mi sentite? Tutto bene? Sì, tutto bene. Sì, perfetto. Allora, io ringrazio il ministro, vorrei focalizzare l'attenzione sulla tematica del cyberbullismo che seguo da anni, e tra l'altro con il ministro, allora prefetto di Milano, stillammo un protocollo che veniva dal prefetto precedente, proprio con un'attenzione, con un tavolo specifico sul cyberbullismo. Ecco, io ho 2 domande, proprio una legata a questa esperienza, perché io credo che ci siano molte realtà, associazioni sia nazionali che territoriali, che hanno molto il polso della situazione e che possono contribuire, oltre a questo raccordo con l'istituzione a cui faceva riferimento giustamente il ministro, però possono contribuire alla lotta al cyberbullismo. Volevo sapere se si sente di favorire questi sorte di accordi con anche realtà territoriali. Io all'epoca presiedevo il CORE con l'autorità di controllo per le telecomunicazioni in Regione Lombardia, e questo protocollo fu proficuo. Noi avevamo istituito uno sportello che rimuoveva le fattispecie lesive, anche collaborando con la polizia postale, e salvammo delle vite. Quindi mi sento di chiederle adesso dal ministro dell'interno se le andasse di favorire, ecco, questa sorta di protocolli anche con realtà territoriali o altre associazioni nazionali, oltre al vostro meritorio appunto attività di raccordo tra le varie istituzioni. E poi secondariamente, una cosa chiaramente meritoria, l'attività della polizia postale per quanto concerne
l'attività di prevenzione come vita da social e quant'altro, perché sappiamo quanto importante sia che i giovani, che sono espertissimi nell'utilizzo dei devices, abbiano anche consapevolezza delle conseguenze che l'errato utilizzo dei devices e dei sistemi telematici comporta. Volevo chiedere, al netto di questa attività di prevenzione, se avete dei dati sul funzionamento dell'istituto qui, faceva riferimento prima, istituito proprio dalla legge sul cyberbullismo, dell'ammonimento, perché per quanto mi consta è pochissimo utilizzato. Poi ovviamente la ringrazio per tutta l'attenzione che vorrà porre, perché da un recente dato che è stato dato a un convegno che ha organizzato la Polizia Postale, i reati online sono aumentati addirittura del 77% con il lockdown. Credo che proprio i dati relativi al cyberbullismo, ma anche a questi social che portano a dei challenge estremi, eccetera, siano gravemente aumentati, e probabilmente la priorità di prevenzione sia vieppiù da aumentare. Bene l'istituzione della direzione centrale cyber. Mi taccio, anche se avrei tante altre cose da dire, anche perché abbiamo iniziato la seduta in aula. Grazie mille. Grazie onorevole Zanella. Onorevole Siani. Sì, grazie Presidente, grazie signora Ministra. Devo dire che è molto confortante ascoltarla e sentire un Ministro dell'Interno che dice chiaramente che la repressione è sì importante, ma è decisiva la prevenzione. E trovo molto confortanti e illuminanti le sue conclusioni con i tre punti: sinergie tra attori che sono coinvolti, e qui cita le famiglie, prevenzione, che non lo dico da pediatra, è certamente la parte vincente, sintonia con i giovani. Allora io le chiedo, poiché il tema infanzia è un tema assolutamente trasversale, che interessa il suo Ministero, la famiglia, la sanità, il welfare, quello che manca e che va secondo me incoraggiata è proprio la sinergia tra le istituzioni, perché la prevenzione di questi fenomeni, se non comincia in famiglia e se non comincia presto, poi sarà sempre un rincorrere il disagio. Cioè noi arriviamo nelle scuole dove i ragazzi hanno già avuto un imprinting della famiglia, però noi stiamo per mandare via una legge, assegno unico, Family Act, decisiva per le nostre famiglie, ma c'è bisogno, secondo me, di un coordinamento tra tutti questi ministeri per evitare che questo finanziamento che noi diamo alle famiglie diventi poco utile, e quindi dedicarsi alla formazione dei genitori da quando nasce un bambino. L'assegno unico prevede una cosa che è assolutamente innovativa per il nostro Paese, e c'è da un finanziamento già nell'ultimo trimestre di gravidanza della mamma, perché è lì che bisogna agire presto, perché chiunque di noi sa che quando entra in una famiglia e vede quella famiglia capisce se c'è bisogno di intervenire presto oppure no. Allora, per rendere la prevenzione davvero efficace dobbiamo cominciarlo a fare nelle famiglie e nei primi 3 anni di vita. Per cui io le chiedo, ma è possibile creare una figura che forse sta anche al suo ministero, che segua l'infanzia in modo trasversale e quindi sia in collegamento stretto con il Ministero della Famiglia, il Ministero della Sanità e il Ministero dell'Istruzione, perché questo renderebbe tutti gli interventi repressivi e preventivi coordinati fra di loro e tante cose andrebbero molto più avanti, molto più facili, perché i dati che lei ci ha detto, io non so quanti ministri o ministeri ne sono così a conoscenza, invece metterli in comune renderebbe molto più efficace il trattamento preventivo. Grazie molto. Grazie onorevole Siani. Onorevole Bellucci, prego. Arrivo, Presidente, che mi sto spostando. Non so, sì, bene. Allora anche io mi unisco ai ringraziamenti al Ministro per la relazione che ha fatto. Devo dire che i dati che ci ha proposto sono estremamente importanti. E mi aggiungo delle domande ulteriori rispetto a quelle che hanno fatto dei miei colleghi, che condivido, e quindi anche io aspetterò le risposte. E le domande che aggiungo riguardano, uno, un fenomeno che si è sempre più proposto negli ultimi anni, in particolare nell'ultimo biennio e triennio, che sono le risse tra i minori, risse che avvengono di fronte alle scuole, ma che avvengono anche
in luoghi di incontro, in piazze. Allora volevo sapere se rispetto a quelle risse che si stanno propagando sempre di più, sono state fatte delle indagini per comprendere se in quei fenomeni di aggressività c'è concomitanza di utilizzo di sostanze stupefacenti e nello specifico che tipo di sostanze stupefacenti vengono utilizzate laddove comunque si è accertato l'utilizzo. Questo glielo dico perché quello che ho potuto appurare io attraverso incontri anche con associazioni o esperti del settore, è che i ragazzi prima di questi incontri o durante questi incontri assumono dei mix fatti di sostanze anche legali come la codeina attraverso l'acquisto di sciroppi anche sul web, insieme unitamente ad alcol e quindi comunque con anche aggiunta in alcuni casi di sostanze sintetiche. Quindi c'è un'assunzione di sostanze psicotrope che fa sì, si potrebbe ipotizzare, ovviamente se questo fosse accertato anche dal Ministero dell'Interno, fa alterare lo stato di coscienza aumentando i livelli di aggressività. Poi successivamente a questo le volevo chiedere rispetto alle zone franche dello spaccio, lei prima faceva un elenco della diffusione dei minori differiti all'autorità giudiziaria rispetto alle regioni, quindi parlava di Lombardia, Lazio, Piemonte. Noi abbiamo delle città che sono particolarmente gravate da questa problematica. Roma è una di queste, ma anche Genova, e quindi volevo capire meglio come si intenda intervenire per fermare questa che è sicuramente una realtà di diversi contesti, cioè quello di piazze che sono conosciute all'autorità giudiziaria, ma che sono zone franche, piazze franche dove avviene lo spaccio a tutte le ore. Una, per esempio, a Roma è la piazza di San Lorenzo, tra l'altro un contesto che ha visto anche uccidere la giovane Desirée Mariottini. Poi un'altra questione che le volevo chiedere, lei parlava di potenziamento della polizia postale a fronte anche dei reati che ha evidenziato e dell'aumento dei reati che ha evidenziato, volevo sapere nel potenziamento quante risorse umane in misura maggiore sono state assegnate e che tipologia di risorse umane. Infine mi volevo dedicare ai minori stranieri perché lei dice che il differimento all'autorità giudiziaria dei minori stranieri è pari al 20%. E allora se lo paragoniamo all'incidenza della popolazione straniera generale in Italia, che è del 7%, vediamo che è una percentuale tripla rispetto alla presenza di stranieri in Italia. Quindi volevo capire da lei se erano state fatte delle analisi del contesto nel comprendere come mai c'è questo innalzamento, quali sono le ragioni e come si intende intervenire quindi per far sì che le fila della criminalità non vengano poi anche ampliate da persone straniere che si trovano sul territorio italiano. La ringrazio ancora per la sua disponibilità e le auguro un buon lavoro. Arrivederci. Grazie onorevole Bellucci, dichiaro chiusa la discussione, lascio la parola al Ministro per le repliche che però mi ha già anticipato, poi ci lascerà la sua relazione e ci fornirà altri dati. Prego Ministro. Allora, grazie per tutte queste domande che mi danno l'opportunità anche di intervenire in maniera più approfondita su alcune tematiche che sono state poste. Volevo per prima cosa rispondere alla domanda per quanto riguarda il DASPO davanti alle scuole. E a questo punto vorrei richiamare proprio la normativa che è l'articolo 11, l'ho detto nel corso della relazione, l'articolo 11 del decreto legge 130, che ha stabilito che il questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento, quindi è già ben individuato nei confronti delle persone che sono state denunciate nel corso degli ultimi 3 anni, eccetera. Quindi diciamo che davanti alle scuole questo assolutamente non è previsto dalla norma perché è ben individuato quali sono i luoghi, quindi parliamo di pubblici esercizi locali di pubblico trattenimento.
Quindi, per quanto riguarda gli incontri con la polizia postale, da renderli, diciamo, istituzionalizzarli, io vorrei dire che, per la verità, anche se formalmente non c'è un decreto che li rende, diciamo, che li istituzionalizza formalmente, di fatto avvengono regolarmente ogni anno in ogni provincia, quindi diciamo che è un'attività che viene fatta, viene svolta, e tra l'altro non da ora ma da anni. Quindi su questo mi sentirei di garantire e assicurare una presenza e un'attenzione costante da parte delle autorità competenti. Per quanto riguarda poi gli ammonimenti, anche i dati li avevo dati prima nel corso dell'intervento, perché si chiedeva i dati precisi sugli ammonimenti per quanto riguarda l'anno 2020 e l'anno 2021. Noi abbiamo avuto nell'anno 2020 11 ammonimenti del questore, mentre nell'anno 2021, nei primi sei mesi, sono 13. Per esempio, volevo fare un esempio che ovviamente non ho detto nel corso della relazione perché sono casi specifici, ma visto che le domande tante volte intervengono anche su aspetti più precisi, per esempio faccio riferimento al 25 marzo del 2021, che il questore di Milano ha ammonito un minorenne italiano di 15 anni responsabile di cyberbullismo nei confronti di una tredicenne di origini nordafricane, che aveva fatto oggetto di insulti, minacce, messaggi di contenuti ingiuriosi, denigratori, discriminatori, e quindi in questo caso il minore è stato invitato a presentarsi volontariamente presso il centro proprio per previsto da un protocollo che è stato firmato a suo tempo a Milano, che è proprio un centro per il trattamento delle persone ammonite. Quindi voglio dire che anche su questo aspetto ci sono degli elementi puntuali che possono essere forniti e che certamente danno un quadro della situazione più completa. Volevo poi intervenire sulla questione dell'autorità coordinata per l'infanzia. Devo dire che su questo punto probabilmente è vero, se ci fosse un'autorità che potesse disporre di un quadro complessivo da un punto di vista, anche in questo caso sì, istituzionalmente parlando, perché di fatto anche qui esistono competenze diverse, però diciamo tra ministri noi lavoriamo per esempio con la ministra Bonetti, anche perché tante volte i capitoli di bilancio stanno su due gravano su due amministrazioni diverse, quindi ovviamente c'è la difficoltà di mettere in capo a un'unica autorità laddove casomai le risorse fanno capo a un'altra amministrazione. Questo potrebbe eventualmente essere previsto in un percorso di modifica della normativa e probabilmente potrebbe essere anche utile. Però una cosa posso assicurare, con la ministra Bonetti noi lavoriamo insieme, ci sentiamo, quindi fino a quando esiste la collaborazione, che di solito diciamo esiste nell'ambito di una compagine governativa, grandi problemi non ce ne sono, perché anche quando si tratta di impegnare delle risorse specifiche ci stanno sempre degli accordi, ci si sente, quindi è un'attività comunque coordinata all'interno del governo, quindi questo mi posso diciamo, mi sento di poterlo garantire. E per quanto riguarda le zone di spaccio, io vorrei dire una cosa, che
A proposito delle zone di spaccio, in effetti il problema è che è un problema anche di demotivazione delle forze di polizia. Questa è una questione che voglio segnalare, perché tante volte si fanno tante operazioni anche da parte delle forze di polizia, e quando viene poi arrestato uno spacciatore, il fatto che dopo pochi giorni si ritrovi allo stesso posto, nello stesso luogo di spaccio, demotiva le forze che impegnano tanto tempo, risorse, per poi vedere, diciamo, la loro attività posta nel nulla. E questo è un problema che mi è stato segnalato più volte, di modifica della normativa anche da parte dei procuratori. Ogni volta che io vado in qualche prefettura a fare comitati provinciali, che per la verità nell'anno 2020 sono stati di meno, proprio dovuti alla pandemia, non ci siamo mossi, abbiamo dato l'esempio per prima cosa noi, però adesso io ho ricominciato a fare, perché ritrovo, penso che sia molto importante proprio raccogliere anche le sensibilità che ci sono sui territori, e questo aspetto specifico dello spaccio, delle zone di spaccio, di quella che è un'iniziativa anche normativa che deve essere fatta su questo fronte, evidentemente sentito anche dai magistrati, che ovviamente si trovano davanti una norma, l'articolo 75, che tante volte non consente la permanenza in carcere degli spacciatori. Quindi su questo pure poi lavoreremo, anche se poi quasi potrebbe aprire un altro tipo di discorso del perché le motivazioni psicologiche di chi fa questo tipo di attività, ma insomma poi la cosa sarebbe molto più lunga, che non ritengo di doverla trattare ora. Mi pare che questo erano più o meno gli argomenti, diciamo, fondamentali che sono stati, per cui mi hanno chiesto delle precisazioni. Se c'è qualche altro elemento che volete, io sono a disposizione anche a mandarmi eventualmente, laddove non coperto dalle mie dichiarazioni odierne, anche un'ulteriore nota. E comunque farò avere alla Presidente Renzulli la copia della mia relazione, quella che ho resa oggi, e vi ringrazio. Grazie a lei, Ministro, davvero è stata molto chiara, e quindi dichiaro chiusa l'audizione. Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato. Un'informazione di servizio per i commissari che stanno ascoltando in questo momento: è di prossima assegnazione il quinto piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, e quindi la nostra commissione è chiamata ovviamente a dare parere. Vi ringrazio e buona giornata.